Ospite Don Andrea Fontanella per la visita qui in Australia e per la celebrazione della Madonna di Pompei che è qui in Australia adesso oggi, primo giorno oggi mi sembra, oggi è il primo giorno a San Fiacre, la parrocchia di San Fiacre qui a Leichhardt. Abbiamo detto apriamo le linee 1300 363 900, pure i messaggini che sono arrivati già due, 0458 346 833, e abbiamo in linea già qualcuno mi sembra. Anna, buongiorno. Buongiorno, come si va? Si va bene. Federico, io racconto questo episodio che mi è ricapitato a me 20 anni fa. Io sono morto e sono risuscitato. Io, l'anima mia è andata in cielo e poi è ritornata in me. Ma c'è una cosa straordinaria e bella. Il Signore Gesù Cristo, se ci vogliamo bene, siamo tutti vivi, no, siamo condannati tutti a morire. Ci sono i ghiacciai della terra, sono negli oceani e non ci rimane più niente. Amiamoci, vogliamoci bene come ci ha amato lui. Ma sta una cosa troppo straordinaria e bella. Anna, scusami, che c'entra con padre Andrea, don Andrea Fontanella, con la Madonna di Pompei? Sono molto religiosa della Madonna di Pompei. E c'ho mia figlia Rosario bevuto, però non dico mai, sta partendo la parte sta buona a mia figlia Rosario. Grazie Anna! Grazie Anna per la tua telefonata. Grazie a te, ciao. Allora, 1300 363 900, si parlava che la Madonna sarà esposta per un lungo periodo qui a Sì, fino a domenica, dove domenica alle 11 abbiamo la celebrazione solenne e poi al termine anche concludiamo con la supplica. Quindi chiudiamo proprio così il tempo di questa visita. Noi a Napoli ci si fermava con la supplica alla Madonna, ma Augusta Regina delle Vittorie ce la facevano imparare a memoria, perché la nonna voleva assolutamente tutti i nipoti si concentrassero sulla supplica alla Madonna, cioè, se non la facciamo arrivano terremoti, pestilenze, dobbiamo fare la supplica. Erano queste le nostre vecchie, erano tra virgolette vecchie, ovviamente, ci tenevano moltissimo. Allora, 1300 363 900, abbiamo un messaggino, a Wollongong, no, non arriva a Wollongong né in altre città, ma presto il nostro don Andrea ha detto potrebbe esserci un'altra visita allargata magari ad altre città australiane. Sì, perché no? La prima cosa, pregate, perché veramente tutto quello che avete nel cuore si possa realizzare con grande piacere. Poi ci sta un'altra cosa, i corregionali di Salerno soprattutto vogliono sapere se è confermato l'incontro per stasera, l'hanno letto stamattina sulla fiamma, però troppo tardi l'avviso, noi ci sta, lei incontrerà. Certo, questa sera abbiamo un incontro con tutti i campani, una fondazione Campani nel Mondo che parte appunto da Pompei, dove c'è il presidente onorario, l'avvocato Claudio D'Alessio e anche il presidente Vincenzo Iovine, che diciamo è quasi come hanno messo su come una specie di consolato, ecco, per tanti campani che stanno sparsi nel mondo, perché ecco, possono avere notizia di ogni genere come punto di contatto. C'entra anche qualcosa il consultore della regione Antonio Bamonte per questa organizzazione di stasera? Sì, Antonio Bamonte è stato lui come punto di riferimento per i campani qui in Australia. Voglio ricordare il numero, se volete sapere esattamente tutto quanto, potete leggere la fiamma di stamattina, il numero è 0411 185 888, telefonate, l'incontro è stato confermato dallo stesso don Andrea, quindi telefonate, vi sapranno dare tutti i dettagli. Abbiamo Rosa in linea, buongiorno Rosa. Buongiorno Paolo. Buongiorno padre, volevo solo dire che io mi ricordo da piccola che siamo venuti da Castel Grande e mia mamma andava sempre ogni anno, faceva la celebrazione, andavano a piedi al santuario e abbiamo sempre tenuto la Madonna in casa come regina per noi, e anche mia suocera che è morta l'anno scorso a 89 anni, lei aveva sempre il messaggero della Madonna, quindi è stata il centro della nostra vita. Quindi mi fa piacere che siete venuti qui a Sydney. Peccato che non posso venire domenica, però. Bene, grazie comunque. Sicuramente, come ho detto prima, tutti quei ricordi che portate nel cuore, ecco, la Madonna è venuta a farvi visita ancora. Coraggio, andiamo avanti. Grazie e buona procedimento. Dio vi benedica.
C'è, beh, questo è un, si chiama Antonio, è uno di quelli fissati per la tecnologia. Dice: non potete trasmettere in diretta via Facebook o altro network di vostra scelta la supplica di domenica prossima? Domanda. $100 milioni. Beh, ci stava dobbiamo chiedere. Certo, dovremmo potrebbe attrezzare, però non saprei che cosa. Questa è la domanda che io voglio fare molto spesso. Noi sì. Ascoltiamo. Sì. Penso che in chiesa dovrei che possono ascoltare. In chiesa? Chiesa. Sì, in chiesa mi sa che sì, che possono ascoltare anche in diretta, vero? Attraverso la radio. Faremo qualcosa, vabbè, ci attrezzeremo, vabbè. Sì, sì. Appunto, nel mondo dei network, di Facebook, di Instagram, eccetera, come lei spiega questo attaccamento all'immagine della Madonna che arriva da tanto lontano, anche se è una semplice immagine con una cornice, e tutta questa gente che vuole, che si stringe attorno a questa immagine? Noi viviamo un mistero, quello che è un mistero, che è una tela, che quella non c'è niente, nessuna opera d'arte di riguardo appunto alla Madonna di Pompei. Quella tela che è diventata soprattutto un centro di attrazione, diciamo, dal mondo cattolico, una tela più importante di tutto il mondo, perché è stata trovata lì, regalata, diciamo, lì da una cantina, da una suora, e ha viaggiato da Napoli a Pompei su un carro di letame il 13 novembre del 1875, voluto appunto da Bartolo Longo. Che questa tela è entrata nel cuore di tanti, di tutto il mondo cattolico, voglio dire non solo, perché il Signore ha voluto servirsi di questa tela per costruire un santuario, le opere annesse, di dare soprattutto un messaggio di pace, di speranza, di conversione a tutto il mondo. E sarebbe bene, ecco, fare un incontro davanti a queste immagini, di spiegare, sono tanti piccoli particolari che poi vediamo proprio lì è intriso proprio tutto il Vangelo e l'annuncio che la Chiesa da 2000 anni, ecco, non fate di annunciare Cristo, via verità e vita, che è morto e risorto per la nostra salvezza. Ecco, in un modo così semplice come una mamma, quel padre lo trasmette tutto questo. Ecco, diciamo, è un momento di grande evangelizzazione. Noi ovunque diamo questa immagine ci rendiamo proprio conto di portare, no, come dicono anche sempre alcune persone, non ci avete portato un quadro, ma una persona viva. Ecco. Questa è una bellissima immagine. 1300 363 900, pochi minuti ancora, perché Don Andrea deve recarsi alla chiesa di San Fiagre tra qualche minuto. E volevo ringraziare anche il nostro amico Domenico Moio, anche se oggi fa scena muta, perché cotanto ospite dice, ma non è giusto, perché chi ha voluto nel passato e anche nel presente, Domenico è sempre stato uno dei più devoti della Madonna di Pompei. A lui si è aggiunto anche Felice Montoro, dobbiamo dare adito anche a questo, cioè dare perché Felice Montrone, tra altre cose, adesso sono dei personaggi che qualcuno può piacere, qualcuno può piacere, però grazie a Felice, soprattutto a Felice, che la chiesa di San Fiagre, la parrocchia, si è riavvivata dopo la morte di padre Atanasio. C'erano mai pochissimi fedeli, padre, alla messa. Adesso la messa della domenica è piena, soprattutto bene, perché c'è la messa in italiano e tanti vogliono fare. Ecco, chi vuole fare, deve fare qualcosa. Anche se ha una certa età, anche se è un posto pubblico, anche non si deve vergognare per fare certe cose. La Chiesa non è solamente i vescovi, i sacerdoti, no, è il popolo di Dio, soprattutto i laici hanno un ruolo molto importante. Loro quando dal popolo si attivano, ecco. Non bisogna, c'è ancora il rispetto umano, si chiamava così, quando uno aveva vergogna di farsi la croce, si nascondeva. Si ricorda, a lui così c'era, purtroppo un mondo così, no, secolarizzato. Non fate dire rispetto umano, si chiamava così, sì, rispetto, sì, umano, sì, qualcosa del genere. Tu fai rispetto umano, che non era una cosa buona, era una cosa negativa, sì, sì, per chi non aveva paura, sì, di manifestare, ma la propria religione con, sì, i tempi, sì, che corrono. A proposito, con i tempi che corrono c'è stato qualche rischio, qualcosa per portare questa immagine? No, niente. Nessuno si è, tra virgolette, anzi, siamo passati, attraversati pure, diciamo, tutti i paesi arabi, quindi
in perfetta tranquillità. La messa è oggi, domani, fino a sera. A che ora c'è la messa? Sì. Alle 11 oggi? Sì, sì, voglio dire. Ah, quindi tra un'oretta ci sì. Da questa mattina fino a domenica, dalle 10 siamo a disposizione per le confessioni, per la venerazione, poi ogni mattina alle 11 celebriamo la messa. In italiano? Sì, tutto in italiano, e anche domenica prossima la messa solenne con la supplica, così concludiamo la visita. E concludiamo anche questa nostra chiacchierata. La ringrazio moltissimo. Grazie. Don Andrea, di essere stato qua, e spero che verranno, intanto lo so sicuro che verranno tantissimi a vedere, a sì. Salutare, a vedere ovviamente, a celebrare questa occasione. Noi aspettiamo unica. Con gioia. Un ultimo messaggio a tutti i credenti italiani all'ascolto, che sono sparsi in tutta Australia. Tutta Australia, ecco. La Madonna vi vuole bene, coraggio. Mai si parte dalla vostra casa, dal vostro cuore, perché lei è una mamma, non può dimenticare i suoi figli lontani, e soprattutto che voi avete questa nostalgia di questo santuario, questo splendido santuario. Ecco, sicuramente la Madonna ascolterà tutte le vostre preghiere, e coraggio, andiamo avanti, preghiamo l'uno per l'altro e ci sosteniamo. Che Dio vi benedica.